Bevuta nell'ultimo giorno di battaglia. Questo film nasce da una mia voglia di raccontare le colline dove sono nato. Io vivo a New York da 12 anni e negli ultimi anni sempre di più cercavo una storia adeguata a raccontare questo territorio. E poi sono imbattuto in questo libro che, oltre a raccontare appunto una bella storia, era anche un giallo. E quindi questi due elementi combinati, il fatto che il giallo come genere nell'ultimo periodo insomma sta un po', si vede sempre meno al cinema, e il fatto che appunto fosse ambientato nella mia terra, quindi l'ho letto al volo e la settimana dopo sono andato, ero l'unico uomo, e ho chiesto a Fulvio Erbas se gli andava l'idea di provare a fare un film. Ho detto che non avevo soldi, non avevo un cast, non avevo niente, però lui ha detto di sì. Abbiamo iniziato via Skype tra New York e Treviso a scrivere la sceneggiatura. Sono Landru, l'ispettore, c'è un altro morto. Vice ispettore di polizia. Il capo di tutta la squadra è interpretato da Roberto Citran, che è prossimo alla pensione nel film, e io sono il suo secondo, nonché l'agente incaricato delle indagini su tre omicidi che vengono commessi nella stessa zona, nello stesso paesino. Il film racconta, si apre con il suicidio di un conte. Non si riesce a capire bene perché e come, ma questo suicidio innesca appunto una catena di omicidi. Devo dire che è uno dei personaggi meglio scritti di quelli che ho interpretato nella mia carriera, perché sarebbe stato difficile fallirlo. Una grande esperienza di ruoli da deficiente, dunque non è la prima volta, ho fatto il pazzo nel villaggio, un po' la mia, sono sempre il primo attore a essere scelto per fare questi ruoli qua, ma lì è stato veramente facile perché è scritto molto 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 bene. Dopo il mio fisico, non proprio da Claudia Schiffer, mi ha aiutato anche a entrare subito in questo, diciamo, tra il goffo mentale e goffo fisico, che però è tutto un insieme, trova la sua armonia. E poi anche così il fatto che non parla coi vivi ma parla solo coi morti.